E benvenuti a tutti! Benvenuti a Tum Tum, musico in via per Lusitanio. Benvenuti al centrofondo da Isun, Robbia Vene e Chiara Cesano. Hai sentito che ha vissuto una carcarende no? Polese sì. O sì, sì, Mesalio sì, o no? Ure. Noi parliamo italiano, ma non perché non lo sappiamo. No, perché dici un po' noi. Rispondiamo, avete bisogno di italiano. Rispondiamo in italiano. Perfetto. Sì, è un progetto nuovo, no? Progetto. Poi è una cosa che in realtà non è così nuova. È un progetto, io lo chiamo, amo definirlo un progetto di vita. Addirittura, no, non ci sposiamo, non ci sposiamo. Ma, Però è un discorso proprio che parte dalle nostre radici. Veniamo dal Val Varaita e Val Vermenagna. E quindi diciamo che abbiamo vissuto in questi anni proprio le radici profonde della musica occitana, quindi da proprio la tradizione che viene tramandata in via orale dalla gente del posto, dai nostri luoghi, quindi Val Vermenagna, Val Varaita, fino a vivere quello che può essere la nuova innovazione, magari il percorso con l'Udalfin che ha fatto Chiara, il percorso Gran Baldab che facciamo anche insieme a Madaschi e così via. Quindi diciamo che sono anni che sperimentiamo questa musica, quindi la musica della nostra terra e in qualche modo diciamo la nostra, no? Quindi è per quello che è un progetto di vita, nel senso che non è da poco, anche se da poco è nata forse l'idea più quella ultima, quella in qualche modo quella in cui registriamo sostanzialmente. Sì, più pratica. Più pratica. E questo brano in particolare è nuovo, fonte non è nuovo, da dove arriva? Semplice, nel senso che noi abbiamo fatto 2 mesi di full immersion di composizione. A Liecio o su nave, hai capito? De composition proprio. Quindi, sì, che poi uno può dire, per la musica di solito bisogna avere anni. Se poi si parla di musica sembra che bisogna avere veramente una congiunzione astrale quasi ogni tanto per avere la composizione in testa. In realtà noi sapevamo benissimo cosa voleva dire. Cioè, un discorso di verità. Vogliamo dire qualcosa, vogliamo dire la nostra, e ci è uscito talmente naturale che sono bastati 2 mesi per dire la nostra. Adesso ovviamente c'è tutto un discorso poi del lavoro, poi tutto quello che può andare oltre alla composizione pura, però diciamo quella più veritiera, sanguigna. Mm. È arrivata a breve, sì, nel giro di 2 mesi. E arriva a Parigi, il pam. Sì. Esatto, sì. Forse una serie di avvenimenti, anche la pandemia ha aiutato, tra virgolette. però in senso buono, perché altre cose sono state più ferme, quindi ci hanno aiutato a trovarci e a unirci dal punto di vista artistico. E quindi ci abbiamo messo molto poco a unirci a livello musicale e a fondere le nostre idee, anche se molto diverse, perché comunque la Val Varaita e la Val Vermenagna sono due valli non c'entrano proprio, sì, che è stato molto diverse, un discorso di verità, cioè alla fine è uscito quel che è uscito, è non un esercizio di composizione come si vede al giorno d'oggi, che ogni tanto sembra che la musica deve essere prima pensata più che creata, cioè deve essere pensata. Molto istintivo, diciamo. Sì, istintivo. C'è la musica ogni tanto che il mio discorso non è quello di dire che la musica non deve seguire quello che il mondo moderno dice, che magari deve esserci una produzione, assolutamente no. Il mio discorso è proprio un discorso più umano, cioè alla fine la gente cosa ascolta non è la produzione, non è la settima dominante diminuita secondo quale, no, è semplicemente un discorso di verità. E la gente lo capisce, quindi è empatico. E poi da lì c'è tutto quel mondo. Quindi anche perché la musica popolare arriva dalla terra, e da quello che noi abbiamo vissuto, come ha detto prima Roby, nella nostra infanzia, di tutto quello che ci è arrivato, no? Dalle nostre terre, e abbiamo cercato di diffonderlo. E questo speriamo di trasmetterlo. Quindi la vostra passione per la musica occitana è nata, avete detto già un po', soprattutto per, diciamo, una vicinanza, possiamo dire, geografica, oppure c'è del resto? Vai, ricordi? Vado io? Qua ci litighiamo, non male. Vado io. Il mio discorso è grazie a mio papà, perché mio papà è sempre un suonatore tradizionale di musica da Val Vermenagna. Lapsus di prima, giustamente. Lapsus in occitano. Io lascio a voi. Traducimi. Ho sempre visto mio papà suonare la musica da Val Vermenagna, quindi Curente Ballet parliamo.
E in realtà poi prima di mio papà c'è già mio prozio che... Perché per chi lo sa, sul paere è nessuna durla, sì? Da Valver Menani. Sì, e mio prozio Beppe Severin, c'è tutta una storia, quindi quasi un discorso proprio familiare poi alla fine. Quindi tramandato, non perché qualcuno me l'ha imposto ovviamente, però io vedendo sempre mio papà suonare, divertirsi, quindi è stato... facile in quel modo lì. Invece per Chiara? Chiara invece per me è stato un po' diverso perché la mia famiglia non aveva quella tradizione intrinseca. E, mi è capitato di partecipare a delle feste in Val Varaita, in particolare feste, soprattutto a Becetto e da lì mi sono appassionata e ho detto io voglio suonare la fisarmonica. Sì, perché soprattutto a Sampere, l'unico strumento tradizionale che c'era alle feste era la fisarmonica. E quindi da lì poi ho iniziato in realtà a suonare l'organetto e poi per una serie di cose che sono successe sono passata al violino. E, però appunto sono partita da lì e in realtà la mia famiglia sì, appassionata e sentiva la tradizione, infatti a casa c'erano i vinili di Musico Sitanes piuttosto che della Zeda Alegre dell'Udalfin, quindi sono cresciuta con quelli a ripetizione perché poi si sentiva quel vinile lì a ripetizione. Sì, sì. O ti entrava o proprio sì, eri. Esatto. E quindi sono cresciuta con quello e poi ho detto io voglio fare quello, cioè mi appartiene, mi piace e continuo a farlo. E da lì poi ho scoperto anche tutta la cultura del violino a Sampere, della figura di José Darús, di tutto il patrimonio musicale che ha lasciato e è stato tutto un divenire, insomma. Bene, ha chiesto la storia di Ti Arribo, ma sì. L'ispirazione, prima avevi parlato di composizione dei talk, come fai, no? L'ispirazione, cioè Ti Arribo, usate per parlare di ispirazione, ma avevi qualche gruppo, di personaggi, tu hai parlato di José Darús, ma qualche forse di co, perché credo che la musica che fai proprio ispira a José Darús. Ah no, Arribo, no, da no, chi? No. Da tuo padre, da Isuna Dur, ma qualche gruppo che vi ispira, Eiro vi ispira magari l'adolescenza. O anche altri generi musicali. Forse questo succedeva più un tempo, nel senso che forse da piccini, da piccoli c'era più un discorso di idolo, no? Per me il mio idolo è quello, anche perché i tempi musicali erano un po' quelli. Chi arrivava il rock and roll, arrivava Elvis Presley, arrivavano i Beatles, i Rolling Stones, era molto facile. Vabbè, quando tu eri giovane? Eri giovane. Ero giovane, grazie, ma poteva essere tranquillamente mio papà. Però al giorno... Chiara invece, cosa chiude figuro che t'andia a gaccio? Io se devo parlare della mia adolescenza, David Bowie. Vedi? Ben, dai. No, però David Bowie, però al mercato a Sampere io aspettavo che uscisse il disco dell'Udalfin. Quando ero bambina, ragazzina, mi ricordo che andavo il venerdì mattina a vedere se ovviamente qua da noi l'Udalfin è stata un'entità che ci ha portato a uscire a congiungere quello che ascoltavamo, José Darús piuttosto che tuo prozio, eccetera, a vedere un'uscita, no? A vedere un'evoluzione di quello che poteva essere a livello musicale. La tradizione. Esatto. Sì, questo mi collego io, ad esempio, io ancora oggi mi vergogno a dire che suono la fisarmonica, ma per una questione che in Italia la fisarmonica viene vista come... Do le spalle, mi fa... viene vista come un discorso... quando vedi un ragazzino dici cosa suoni? La batteria. Grande. Cosa suoni a fisarmonica? E questi è un ciù. È di solito uno di quelli da bar, no? Nel senso che fa solo un tipo di genere. In realtà la fisarmonica può fare tutto quanto. E forse questo Udalfin ha aiutato tantissimo per me vedere, immaginare la fisarmonica, vederlo come che può ha delle potenzialità rock e chissà cos'altro. Adesso con Madaschi andiamo chissà oltre. Assolutamente. Venga, allora, a parlare, però io voglio ascoltare un carattere. Se c'è meglio, allora tu stai su. Grazie. A fare altre toppe. Grazie.
Bravo, bravo. Grazie, grazie. Venere tournée sì, eh. Sente un po', perché Tun Tun è slengo e musico per lusitanio. Parlate con de lengo, perché parlate di musico prima, ero parlando un po' de lengo. Qual è il vostro rapporto con la lengua lusitana, se mi sento sbalato, val varaccio, val vermenagno? Tu avevo che parlare allora, in lusitan, purtroppo... Ma comprenè. Sì, purtroppo, sì, sì. Volevo sapere... Qual è la causa della lingua occitano, la nostra lingua, che esiste in tal cor? Se avete una parola, avete carcaren, la chanson, sai fa che vi parlo di mai al cor o che parlo da vostro vito in occitano? Io? Te? No, in realtà capiamo tutti e due, è strana questa cosa perché entrambi capiamo ma non lo parliamo. E vuol dire che sia in Val Varaita che in Val Vermenagna, poi non tutti ovviamente, però conosciamo i nostri corrispettivi e purtroppo si è persa un po' nelle nostre generazioni. Poi io spero che, sono ottimista, che successivamente si riporterà, perché vedo ad esempio in Valgrana non è così, in Valestura non è così. E i miei parlavano in occitano, cioè, hanno sempre parlato, però io ho sempre risposto in italiano, idem lui. E la parola che ti sto qui che di sto noi che ogni tanto è suerte, vate a sapere una chanson che io to la canto ogni tanto mi sto qui tipo guarda, io sarò anche scontato, però se canto è l'unica cosa, canzone identificaria, diva, ma vabbè, più o meno diciamo, poi questo si viene tagliato tanto. Forse. No, il discorso è che sarò anche scontato, vabbè, ditelo pure. Però il discorso è che cioè, alla fine trovare una canzone che possa rappresentarci al meglio, cioè io potrei dire la 40, potrei dire ballet, potrei dire la bourrée, potrei dire... Sì, ma se canto è ciò che... Che rappresento, ma... Tu, proprio sì. La tua chanson, se hai da dire una chanson, no. Una parola, anche una parola. Se... Ma guarda, io personalmente se canto, okay. Personalmente penso se che canto anche... sicuramente se devo ripensare un po'. Sì. A un percorso... Ovviamente c'è un'altra parola che mi viene in mente legata a mia nonna, perché mia nonna parlava patois, mia nonna di Gilba e Bobò. Bobo? Ah sì, da usato si dice Bobo. Quello sicuramente è una parola che... Sì, se penso a mia nonna, ovviamente mi vengono tante, tante parole che lei utilizzava. Vuol dire a loro che l'usitan è una causa che ti triccio da dedicare. Assolutamente, ma... assolutamente. Oh, grazie. Siamo arrivati. siamo arrivati a buon punto. Ah, sì. Ma forse c'è anche un collegamento, magari. Te piace Arcuni, sì. Ah, ecco sì. Eccolo. No, sì, la stazione orbitante. È vero la stazione orbitante, eh? Simone Ciao Bottasso. Tutti. Ciao. Tutto bene? Dove sei? In Tessies? Dove sei situato? Allora, ciao, io sono situato a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove abito da 10 anni. Mi chiamo Simone Bottasso e mi sono, diciamo, spostato da Boves, prima a Torino e poi dopo qua a Rotterdam, 10 anni fa. Sì, Renchiamin, ma Simone, perché sei il nostro amico, è detto culeghete a Tun Tun in qui. No, Simone Bottasso è un musicista, forse con lui su, con suo fraere Nicolò, a queste due, che si chiamano due Bottasso, che credo che tu ci conosci. E gli amici amassi per io collegarsi con noi per fare due parole con noi altri. E abbiamo anche Deco, no? Anche Deco, sì. un video per far sentire anche la loro musica, visto che non possono essere qui con noi a suonarla, abbiamo pensato ad un video. Esatto. Che adesso vi mostriamo. Esatto. Thank you.
Simone, il si è caro? Sì, ancora. Grazie mille. Grazie. Qui abbiamo visto, ti abbiamo riconosciuto nel video insieme a tuo fratello e poi ci sono anche altri due musicisti. Ci vuoi dire qualcosa anche di questo progetto, Divisi e Distanti, e raccontarci un po' come è nato invece il progetto più tuo e di Nicolò? Mm-hmm. Sì, diciamo che come dicevano prima Robby e Chiara, anche il nostro è un progetto di vita e quindi diciamo che abbiamo iniziato a fare musica insieme nel momento in cui Nicolò ha acchiappato un violino e questo era più o meno nel 2002, quindi da quel momento abbiamo sempre, all'inizio più per diciamo motivi magari di pedagogici per imparare a suonare, no? Per allenarci diciamo a fare musica d'insieme, e poi è diventato diciamo, abbiamo capito che la musica era la nostra vita e farlo insieme rendeva la nostra vita ancora più bella, quindi abbiamo continuato a farlo suonando in duo, suonando in diversi progetti. Poi io sono finito appunto in Olanda, Nicolò è venuto anche qua un anno a studiare nella stessa scuola in cui ho studiato io. Poi dopo è arrivato il Covid e durante il Covid è successo questa serie Divisi e Distanti, di cui avete visto adesso uno dei brani. Divisi e Distanti era un po' si scrive Divisi e Distanti, era un po' un gioco di parole perché era un po' la condizione in cui eravamo io e Nicolò, voler fare musica insieme ma non poterlo fare perché eravamo in due stati diversi, quindi abbiamo con ciò che avevamo abbiamo provato a fare una specie di serie YouTube che all'inizio erano in realtà delle dirette di circa un'ora con dei video preregistrati con questi ospiti che erano presenti anche nella diretta. Quello che avevamo era appunto
ero distante, ma avevamo comunque tantissimi amici in giro per il mondo, che anche loro musicisti che dovevano stare a casa, e quindi hanno avuto piacere di condividere la loro musica e fare degli arrangiamenti nuovi di musiche e provare anche questa esperienza di comporre musica, di scrivere musica e mandarla con una email e poi vedere che cosa ti torna indietro, che è stata anche una cosa molto bella. Quindi appunto questa serie è stato un incontro, diciamo, con tanti musicisti. Questa era, diciamo, la serata dedicata al ballo folk, e quello che avete ascoltato è una bourrée a due tempi, suonata da Birgit Bornau, che è una cornamusista che sta nelle Fiandre. Infatti avrete notato che ha questa cornamusa con un bordone davanti, che è la tipica cornamusa fiamminga. E l'altro musicista invece era il mio coinquilino all'epoca qua a Rotterdam, un suonatore di corno che si chiama Romain Blee. Corno, batteria, tromba, è uno strumentista eccezionale con cui abbiamo fatto anche tanti progetti insieme, anche insieme a Nicolò. Musica folk, non so se senso, tu ti parlo un po' a tua, intanto, credo, non si tanto, ha un problema a capire, ma che tu parli sempre, che sei la lingua, ma sabes, e forse has qualche collegamento con la lingua occitana, con la musica occitana, forse tu sei sul semitone, quindi qual è proprio l'ultimo record di musica occitana o di lingua occitana? Può spuntare Scarcaren? Può spuntare Scarcaren? Sì, sì, effettivamente, mi scuso, io appunto non parlo correntemente occitano. Forse il primo ricordo, ci stavo pensando prima, il primo ricordo che ho della lingua occitana era nel disco degli Aburaschi. Mi ricordo che c'era questo coro che cantava la Lingero, e forse all'inizio c'era anche una voce di Dario Anghilante che diceva qualcosa, e questa musica mi è rimasta sempre emotivamente attaccatissima, un po' perché mi ricordava anche mia nonna, che un po' il modo di parlare che ha mia nonna, e quindi questo è proprio il primissimo ricordo. Infatti gli Aburaschi mi sa che erano negli anni 90, forse. Eh sì, tra i primi gruppi che facevi un musico, sì. E la voce d'aere, sì, più su l'anaviso, perché ti hai visto a chi la voce d'aere. Eh sì, E poi diciamo che quello è stato, tra l'altro è stato anche un po' forse uno dei primi suoni, diciamo, di musica tradizionale che ho sentito. Un concerto degli Aburaschi, mi ricordo che mia madre mi aveva portato, mi faceva ballare, mi girava la testa, e poi dopo siamo tornati a casa con questa cassetta, e da lì poi dopo ho iniziato, diciamo, ad ascoltare questa musica, e poi a incontrare Silvio Peron, che è stato il mio guru della musica per i primi forse 5 anni, facendo delle lezioni tutte le settimane insieme, e poi dopo per il resto della vita come ispiratore. Diciamo che forse il fatto che non siamo entrambi, sia io che Nicolò, collegati alla lingua, è perché non siamo cantanti noi stessi, siamo musicisti, diciamo performer e compositori, ma non cantiamo, quindi questo forse ci ha fatto, ci ha impedito di avvicinarci così tanto alla lingua. La utilizziamo a volte per scrivere canzoni o per scrivere musica, quando serve, secondo me, quando serve un colore scuro per una musica, ma poetico. E questo ci è capitato un paio di volte e devo dire che ha funzionato molto bene. Grazie. Merci. Ma io ho una curiosità. Ma voi, Bottasso, e voi, Cesano Avena, vi eravate già visti prima? Poco. Onestamente, cioè, nel senso, prima di stasera? Io li ho visti. Sì, per nome. Cioè, nel senso, io non ho mai. Giuro che vorrei stringere la mano, ma non posso. C'è qualche modo. No, per me è diverso. Per te, no, io parlo di me, parlo di me, nel senso che ci conosciamo per nome. No, ma Tuntun era anche, insomma, anche un modo per mettere in collegamento. Cioè, effettivamente, ciao Simo, ciao Robby, però poi da lì non è che ci sia altro. No, io invece con Simo abbiamo fatto un po' di trasferte da adolescenti. Vabbè, lui è più giovane di me, però io avevo 17 anni, quindi è ancora più piccolo.
Noi frequentavamo le scuole, diciamo, nello stesso periodo più o meno, sì, quindi ci vedevamo spesso da alcune. Avevamo fatto un po' di cose insieme, anche in soprattutto in Francia, sì. Festival, sì, in Francia, folk, all'epoca, sì, sì. Viaggi in treno, mi ricordo, sì. Sì, era stato divertente. Quelle, sì, le, sì, storie, le storie impossibili. Già allora avevamo imparato quanto duro era il mestiere del musicista. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, ci siamo incontrati in quell'occasione perché Chiara ci aveva raggiunto con gli Stigens, che era il gruppo, il trio che avevo con... Paolo Dallara, un cornamusista, e Fernando Raimondo all'epoca, un chirondista di Pinerolo, e Chiara ci aveva raggiunto per fare un concerto con il violino. Poi dopo, a un certo punto, Nicolò è arrivato e abbiamo iniziato a suonare nella band con lui, perché già suonava molto con me nel duo Bottasso. Però sì, sono state questi incontri. Sì, e poi sì, anche nelle feste, piuttosto che... In, sì, sì, all'epoca che Lucianto Viola, tutte queste, poi Etetrad, cioè ci siamo incrociati diverse volte. Abbiamo più del rapporto musicale. Esatto, sì, 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 sì. Poi diciamo che le strade si sono un po' separate, perché comunque a livello musicale, poi anche artistico, ci sono determinate dritte, no? Che funzionano in un certo modo e... Posso fare le domande a Simone? Simone, posso fare le domande a Rob? Questo è il momento per fare le domande che non avete mai usato fare. No. Sì, io pensavo al discorso che forse è una domanda un po' banale, però sono delle cose a cui io penso spesso, un po' per il fatto per la musica che faccio e per il fatto di non essere a Cuneo ma essere da un'altra parte, e il fatto di questo, diciamo, dell'unire la tradizione con l'innovazione, che sono delle cose su cui ho forse passato tutta la vita a pensarci, e mi rendo sempre più conto che un po' il fatto di vivere appunto in Olanda, in cui non ci sono tradizioni, non c'è, oltre ad esserci, a non esserci una lingua, diciamo, una lingua minoritaria, cioè c'è il frissone, però allo stesso olandese viene dimenticato dalle persone perché tutti parlano inglese, quindi e però dall'altra parte questo paese porta una libertà gigante per l'espressione artistica, perché insomma è un paese di viaggi in cui si incontrano cose. Mi chiedo quanto e tenere intoccabile una tradizione possa in qualche modo salvare questa tradizione, e quanto invece sia necessario portare degli elementi nuovi all'interno della musica. Sì, giusto. Guarda, io te parlo da musicista di tradizione, di famiglia, poi alla fine è quello. Quindi ho visto la curenta evolversi, perché la curenta che faccio io sicuramente non è la curenta di mio papà e non è la curenta di Beppe Severin in alcun modo. Cioè, ho scoperto delle registrazioni in cui io faccio una curenta in un modo e in cui loro assolutamente non la facevano in quel modo lì. Bisogna approfittare di questa tradizione per riuscire a evolverla in modo concreto. Esatto, sì, in modo concreto. Ma forse a livello musicale, artistico, ormai si può fare tutto. Cioè, non ci sono confini, e quello è un'arma fighissima da utilizzare, però bisogna comunque capire da dove si arriva. Bene, allora grazie. Merci Simone. Grazie Simone. Te saluti te. Ciao Simone. Per portare la tua musica in via per il mondo, perché sto a Siesa Rotterdam, ma nel viro tu il mondo e porto la sua musica in dappertutto, lo si semitunga in dappertutto. Merci per ciò che fai, tu e tuo fratello. Io faccio un saluto anche a mio fratello che ci segue da casa e gli ciao, diciamo Nicolò. Che saluto. Ciao! Ciao Nico! Ciao. Bene, noi magari approfittiamo musica, della presenza dei... Nessuno è in caino. Dai! Io ho già finito la birra comunque, io lo dico. Filo! Thank you.
Grand merci. Merci a Roby, merci a Chiara, merci a Tucci. Boh, si arriva alla fine dal nostro... Siamo già arrivati alla fine. Alla fine, boh, un saluto. Grazie. Alla prossima. Merci e volevo grazie a tutti. Tucci. Speriamo di non avervi annoiato troppo. Classica frase che si dice. E se viene a Tum Tum, la seconda puntata. Arrivederci. Arrivederci.